Praise e Sandro 92. GBA ciao a tutti quanti. GBA ciao a tutti quanti. Oggi un video particolare, facciamo una assolutamente. Cosa. Oggi tema Pasqua. Tema Pasqua assolutamente, la Nintendo in persona proprio con in collaborazione con Nestlé. Ci ha mandato questa cosa fantastica, ci hanno detto che il gameplay sì, è bellissimo. Via... gameplay fantastico. Sì, sì, assolutamente. No, è degno di nota. Degno di nota, degno sì. Degno di nota dire. E con raccomandata uno velocissimi, è arrivato in frettissima. Sì, l'abbiamo magheggiato al GameStop in realtà, diciamolo. È stata dai, questa diciamo cosa. Sì, esatto. Abbiamo magheggiato al GameStop. Due uova di Pasqua usate. Abbiamo trovato Sherlock Holmes, l'orecchino d'argento stamattina. Su Amazon.com.uk. Siamo riusciti a magheggiarlo, ci hanno accettato anche i pali UK. Non male, un GameStop assolutamente bello. Allora, passiamo subito a vedere cosa ci occorre per aprire questo fantastico uovo di Pasqua. Certo, di certo. Super Mario. Prego, faccia vedere. Allora, tanto per cominciare serve una forbice. Una. Soltanto una. Basta, una. Ne basta. Grazie. Poi un tagliapizza. Fantastico. Questo serve per... Se, dopo lo vediamo. Ok, va bene. Un setaccio. Sì. Questo sempre è assolutamente, questo è ovvio per cosa serve. Una pinzatrice per richiudere il cioccolato che non viene consumato immediatamente. Un buon Chianti per accompagnare il fegato, come nel film. Esatto. E una stella marina. Beh, questa ci spiega da sola, insomma. Fantastico. Allora, passo le forbici vai al pure, mio collega. No, vai pure tu. Faccio Chris, io. Tu l'onore. Faccio io. Allora, intanto vediamo subito che si può vincere una console vecchia. Molto sì, bello. Console vecchia con un gran gioco che è Yoshi's New Island. Quindi probabilmente... Il migliore della serie. L'uovo di Pasqua probabilmente è di un anno fa. Ma, tagliamo. Lo scopriremo solo vivendo. E ci dicono che... Allora, questo è... No, è di quest'anno. Si può ancora fare, effettivamente. Mostriamo bene... Mostriamo, sì. Fai vedere bene la telecamera, tutto nella sua bellezza. Qui c'è il fronte, che è uguale al retro. Farlo vedere soprattutto sotto, perché sotto è importante. Sotto, no, è importantissimo. Sotto vediamo le informazioni, che sono il piede di Mario. Molto bello. Assolutamente. Bene, adesso... Possiamo passare all'apertura vera e propria, direi. Certo. La facciamo in versione hardcore oppure facciamo assolutamente una cosa? Sì, ok, allora prima tiriamo e proviamo a vedere cosa esatto. succede. Vediamo cosa succede tirando assolutamente niente, succede quello che succede via. Con le altre uova di Pasqua, questo non è un punto a favore, no, no. Speravo ci fosse qualche rumorino, speravo qualche... ci fosse più grafica sinceramente, esatto. 60 fps non lo so se lo sono tutti questi, 59 secondo me. Ci fremerei come Mario Kart. Apriamo il tutto. C'è, oh, ma è mamma un uovo mia, di Pasqua. È un uovo di Pasqua. È incredibile. È un uovo di Pasqua. Non l'avrei mai detto. È molto bello. Presto, non l'avrei mai detto. Quindi direi di lo apriamo con di aprirlo come si deve aprire. Come fanno? Certo. Tutti i GBA arliani, vedi? Così. Assolutamente. Aperto. Adesso passiamo alla parte più interessante. Cosa c'è dentro? Che cos'è? È un non si sa. È un apri. È pieno di aria, possiamo sì, confermare è che è pieno di aria. È pieno di aria. Dentro c'è un sacchetto con un altro sacchetto, a quanto pare. Vuol dire che la sorpresa è un sacchetto? Sì, non riusciamo ad aprirla. Allora. Siamo scusate, un momento. Fuori da camera. Ecco qui. Ma cos'è? Non si sa. C'è da aprirlo ancora. Possiamo. L'odore è di cioccolato, quindi... Sì, quindi probabilmente è cioccolato. Cioccolato anche questo. Io ho paura che sia un... Che cos'è? Sacchetto! Esattamente un sacchetto! Quindi c'è dentro quello un sacchetto con dentro un altro sacchetto. Questo serve per contenere il 3DS XL che probabilmente vincerete comprando questo uovo che di Pasqua. Noi non vinceremo, ovviamente. No, assolutamente. Perché, comunque, come si è visto, un 3DS serve principalmente proprio per un uovo di Pasqua, quindi esatto. Insomma. Bene ragazzi, tutto molto bello. Devo faremo dire. Assaggiare il cioccolato, però ancora non hanno inventato una tecnologia. No, prima lo assaggiamo noi e poi diciamo com'è, insomma. Esatto, assaggiamo il cioccolato. Assaggiamo, allora. Assaggiamo, passiamo all'analisi olfattiva, gustativa. Allora, l'olfatto sa di cioccolato. Il sapore anche. Cioccolato è buono. Buono. E niente, ci vediamo alla prossima.